Ciao a tutti amici e benvenuti. Oggi siamo qua per spiegarvi uno strumento per quanto riguarda il paranormale che utilizziamo soprattutto nelle indagini. Questo strumento si chiama geofono, che è questo qui. A che cosa serve il geofono? Il geofono è un sensore di vibrazioni. Ovviamente una cosa particolare che ci tenevo a dire, il geofono, ce ne sono tanti modelli di questo strumento. In America, noi questo strumento lo abbiamo preso da dei francesi che si occupano di paranormale e lo consiglio perché, a differenza degli altri che hanno solo delle luci che si illuminano, questo strumento ha anche il sonoro, giusto Roberto? Esattamente. Che ci dà la possibilità in quel momento di avere gli occhi distratti durante l'indagine, se c'è comunque un qualcosa di anomalo ce lo fa capire anche col sonoro soprattutto. E la cosa anche fondamentale di questo strumento sono i tre assi, vero Robby? Esattamente. Se vuoi te li spiego, spieghiamo. Puoi spiegarli anche tu. I tre assi significa che questo strumento è in grado di percepire vibrazioni sui tre assi, cioè vale a dire X, Y, Z. Cosa vuol dire? Che lo strumento può avere una vibrazione orizzontale in questo senso, in profondità in questo senso o verticale in questo senso. Questo perché? Supponiamo che una persona ci dica che, non so, ha visto un mobile sollevarsi verso l'alto leggermente. In questo caso si ha movimento sussultorio dall'alto verso il basso e uno dei tre assi, che è il centrale, lampeggerà in maniera proporzionale a quanto si muove questo mobile, per esempio, o oggetto, quello che è. Si mette lo strumento sull'oggetto in questione, se riceve una spinta verso l'alto, solamente verso l'alto, partirà la fila centrale che si illuminerà proporzionalmente a quanto il movimento è violento. Vale lo stesso discorso anche per movimenti appunto orizzontali e anche in profondità. Esatto. Non si può prevedere qual è il movimento, sempre che ci sia qualcosa naturalmente, non vuole essere una regola. Il bello di questo strumento è che permette appunto di capire in quale direzione avviene la potenziale vibrazione, il potenziale movimento. In più ha una sensibilità regolabile che può essere settata prima dell'inizio della sessione affinché si possano ridurre o eliminare al massimo i falsi positivi. I falsi positivi sono quei fenomeni in cui scatta uno strumento di qualunque tipo, ad esempio il geofono, lampeggiando per qualcosa di naturale. Supponiamo che ad esempio che siamo in una casa vicino a un binario, a un treno che passa. Quando passa il treno ci sono delle micro vibrazioni che magari noi non sentiamo a pelle, ma in realtà lo strumento rileva perché è molto più sensibile di noi. Esatto. In quel caso si regola una rotella, si chiama trimmer, e serve per desensibilizzare lo strumento affinché non scatti con vibrazioni di quel tipo, perché in realtà sono cose normalissime. Diversamente, se si è in una zona che non ha vibrazioni nell'ambiente e così via, si può alzare la sensibilità e si appoggia allo strumento cercando di interagire con la potenziale entità. In che modo? Gli si può chiedere, ad esempio, di provare a muovere quell'oggetto che la persona che ci ha chiamato ha detto che si sposta. Si muove una sedia, per esempio. Questo ci è successo, vi faremo anche vedere poi il filmato, e si vedrà l'interazione che ci può essere con una microvibrazione data alla sedia e lo strumento che la rileva. Quindi, esatto. Ultima cosa, si può mettere una telecamera sullo strumento che riprende il tutto. Il vantaggio del sonoro, come diceva Davide, è che nel caso in cui siamo girati di spalle a guardare altri strumenti, lui suona, ci giriamo e capiamo che è successo qualcosa. Esattamente, infatti negli altri geofoni succede che hanno solo il LED che si illumina e basta. Quindi bisogna stare concentrati proprio anche a livello visivo, stare lì sempre a controllare se c'è una vibrazione o meno. Cosa che con questo non accade perché abbiamo questo vantaggio dell'audio. Bene, allora ve lo accendiamo e vi facciamo un po' vedere come funziona. Ora vi faremo vedere uno strumento da vicino, che si vede ovviamente meglio. Lo accenderò e all'inizio vedrete queste luci che si illuminano perché devono fare una piccola scansione per farci capire che lo strumento funziona in modo corretto. Perfetto, la sua scansione l'ha fatta. Allora, questi sono i tre assi sulla quale la vibrazione viene captata e abbiamo l'asse X, l'asse Z e l'asse Y. Ora vi faremo vedere una piccola prova, ovviamente questo strumento è situato su un tavolo, vi faremo vedere la prima prova con l'asse X, che capta il movimento in questo modo qua, in orizzontale.
come potete vedere si illumina. Ora vi faremo vedere l'asse Y, che il movimento è in questo modo qua, in verticale. Ok. E l'asse Z, vabbè, non ve lo facciamo vedere perché il movimento dovrebbe essere dall'alto verso il basso, viceversa, ma dovremmo stare qua a alzare su e giù il tavolo. Un'altra cosa che vi volevo far vedere è la sensibilità. Adesso per fare questa prova la sensibilità è stata calibrata proprio quasi al minimo. Infatti se io batto, vedete che nonostante che batto non è proprio precisa, scusate la vibrazione. Se io adesso do su la sensibilità, potete già vedere infatti come, guardate ora, se io tocco la superficie anche proprio che la sfioro lentamente, ovviamente come potete vedere, essendo un grado di percezione molto più alto, ha una sensibilità estrema. Bene, detto questo, ora direi di partire a farvi vedere un piccolo pezzo di video di un'indagine dove c'è stata una vera e propria interazione con questo strumento. La cosa strana è stata questa. Ci ha contattato una signora, che per privacy non possiamo fare nomi, vi possiamo semplicemente dire che è una casa che si trova in provincia di Mantova. Questa signora ci ha contattati dicendoci: guardate, nella mia abitazione è già un po' di tempo che mi capitano delle cose strane. Innanzitutto abbiamo chiesto a questa signora da quanto tempo era in quella casa e ci ha risposto che abitava lì, cos'era Roberto, 20 anni più o meno? Più o meno, sì. Era circa 20 anni, ecco, che abitava in quell'abitazione e di punto in bianco si è ritrovata dei fenomeni paranormali, che anche questa cosa è molto ma molto strana. Ok, abbiamo accettato, siamo andati da lei a fare un semplice sopralluogo e il giorno dopo ci siamo messi d'accordo per effettuare questa indagine. Siamo tornati da lei, abbiamo come sempre posizionato le nostre attrezzature. Ecco, la cosa strana è che di attività paranormale ce n'è stata, però non riuscivamo a capire da dove derivava tutto ciò. La fonte, per intenderci. La fonte, esatto. Cioè, questa signora ci ha detto, ecco, un'altra cosa che vi volevo far notare, io sono una collezionista e colleziono tutti oggetti di antiquariato, cose antiche, ecco. E ci ha detto, ho questa sedia del 1890, esatto. Fatta in Francia. Esatto, del 1890. E ha detto, tutte le volte che mi siedo su questa sedia avverto un senso di pesantezza, proprio come se una persona mi si sedesse sopra di me. E allora, in quel momento, abbiamo fatto la prova col nostro geofono, abbiamo messo questo strumento sulla sedia e abbiamo chiesto a questa entità se riusciva, diciamo così, detta in parole proprio, se riusciva a sedersi su questa sedia qua, proprio per cercare di capire se poteva interagire col geofono, con questo strumento. Un'altra cosa importante, prima di farvi vedere il video che voglio dire, è questa. Tanti non lo sanno. Attenzione agli oggetti di antiquariato. Non fate come me che li colleziono. Esatto. No, non fate come me. Esatto. No, attenzione agli oggetti di antiquariato. No, lui ne ha tantissimi. Cioè, secondo me lui, a parte che secondo me tu c'hai la casa piena di spiriti. Perché... Il garage perché il garage è così, perché... un po' fuori sede. Lo scopo è proprio testare quegli oggetti, li prendo apposta per quello. Esatto. E, no, a parte tutto, occhio agli oggetti d'antiquariato, perché ci sono tanti posti, come ad esempio, un esempio, l'ex manicomio di Aguscello, dove abbiamo fatto l'indagine poco tempo fa, che avevamo appena messo il video. Lì, se entrate in quel posto, ovviamente trovate qualche oggetto di storia, che possono essere i banchi di scuola di questi bambini, le sedie, queste cose qua. Mai, e dico mai, portare via da quel luogo questi ricordi. Perché innanzitutto, in primis, per rispetto del luogo e soprattutto rispetto per quelle anime che comunque vivevano lì dentro, ecco. E seconda cosa, perché se queste presunte entità sono legate a uno di questi oggetti, ecco, potrebbe capitare, come è capitato questa signora del video, che insomma potreste trovarvi a casa delle sorprese non tanto piacevoli, ecco. Attività in generale. Esatto, essere esatto, qualsiasi cosa. Una sensazione di una presenza, un'ombra, un qualcosa di anomalo rispetto alla vita quotidiana che avete fatto fino a quel giorno. Esatto, quindi non si sa che cosa, non si sa che cosa potreste trovare, però
voi portate sempre rispetto a queste cose, lasciate là dove sono e basta, così siete tranquilli che non vi capita nulla. Ma questo comunque non è che vale solo comunque per i posti, i luoghi dove dicono che ci sono tra virgolette fantasmi. Io ho sentito anche comunque tanta gente che andava in negozi dove vendevano oggetti di antiquariato e una volta che acquistati succedevano comunque sempre cose strane. Può succedere. Non si sta solo parlando di ex manicomi, proprio antiquariato, proprio in generale, ok? Bene, detto questo, vi lasciamo alle immagini di questo video. Buona visione. Prima ci ha illuminato gli strumenti per quanto riguarda i campi elettromagnetici. Su questa sede si dice che si avverte un forte senso di pesantezza. Ora chiedo se questa sedia è legata a qualcuno. Può per cortesia avvicinarsi o anche sedersi su questa sedia. Riesci a sederti su questa sedia? Hai visto Robby? Sì, però una volta solo. Riesci a riprovocare ancora un movimento sulla sedia? Magari un po' più forte? Se sei stata tu, riesci, se ti sei seduta su questa sedia, riesci a sederti un'altra volta per darci conferma che sei tu a sederti qua sopra? Uela. Qua è evidente. Questo è evidentissimo. Ok. Allora, adesso è giusto sempre chiedere una seconda volta di illuminarlo o qualsiasi cosa, proprio per capire se questa è veramente un'anomalia oppure se è un falso positivo. Infatti noi in quel momento abbiamo proprio chiesto, quando il geofono era situato su quella sedia, abbiamo chiesto di, con questa entità, di alzarsi e sedersi di nuovo per vedere se c'era un'altra interazione. Io direi che abbiamo già spiegato abbastanza ai nostri amici per quanto riguarda il geofono. Rimanete con noi perché sicuramente faremo, anzi togliamo il sicuramente, ci saranno altri video tutorial per quanto riguarda le strumentazioni. Che dire, se vi è piaciuto il nostro video lasciateci un like, iscrivetevi al canale e commentate, perché insomma i vostri commenti ci fanno sempre più che piacere e siamo sempre qua appena abbiamo tempo, ovviamente, perché ricordiamo che a parte il paranormale ognuno di noi nella sua vita privata lavora, un lavoro come tutti gli altri, quindi appena possibile risponderemo a tutti quanti i vostri commenti. Detto questo, Robby, niente, vi salutiamo, vi ringraziamo e alla prossima. Ciao.